Dopo la prestazione decisamente opaca di Olbia, ben pochi si sarebbero aspettati che l'Alessandria cambiasse volto in maniera così repentina contro l'Ancona, e non solo, che sfatasse pure il tabù Mokagatta. Ed ora, dopo la netta vittoria per 3-0 contro i marchigiani, sono molti a chiedersi il perché di troppe sconfitte, delle prestazioni negative e della posizione critica in classifica, perché la squadra, vista giovedì al Mokka, avrebbe conquistato la salvezza con ampi margini. Insomma, l'uovo di Pasqua per i grigi conteneva una bella sorpresa, che riapre il discorso salvezza a 2 gare dalla fine del campionato. Quantomeno ora è possibile migliorare la posizione in classifica anche in vista dei play-out. La partita non riservava particolari emozioni, almeno per la prima mezz'ora, fino a quando l'Alessandria sfruttava un calcio di rigore concesso per fallo di mano di De Santis, che deviava un pallone che Sila avrebbe sicuramente appoggiato in porta senza difficoltà. Il capitano dell'Ancona veniva così espulso e Galeandro trasformava il tiro dagli 11 metri. In superiorità numerica, l'Alessandria spingeva sull'acceleratore e raddoppiava poco dopo con Silla sugli sviluppi di un calcio di punizione. Passarono pochi minuti e ancora Silla, imbeccato dalla Mesta, batteva Vitali. Nella ripresa l'Alessandria non rimaneva che gestire il risultato e la timida reazione degli ospiti. Gli uomini di Lauro tuttavia avrebbero addirittura potuto strappare il poker se ancora Silla non avesse perso il tempo a tu per tu col portiere e Martignago nel finale non fosse stato atterrato da Mondonico, che per questo motivo veniva espulso, costringendo i dorici a giocare in 9 uomini. Per il mister lo schema schierato in campo è stata la chiave vincente del match, uno schema che ha potuto applicare avendo a disposizione pressoché tutti i giocatori. Nel contempo, disputando un match aggressivo, ma psicologicamente affrontato in maniera più tranquilla. E ora ci si aspetta che le prossime 2 partite vengano affrontate con la medesima mentalità, anche per disputare eventuali spareggi dalla posizione più favorevole. Una vittoria che rinvigorisce anche i tifosi. Finalmente abbiamo vinto una partita, adesso speriamo bene un po' di morale. Speriamo veramente che questo risultato aiuti tutta la squadra a rincuorarsi, perché abbiamo ancora 2 partite. Si possono anche fare 2 vittorie e non si sa mai che ci sia la salvezza, direi. Magari fosse stato così, almeno 5 partite durante il campionato, eravamo già salvi. Un risultato pasquale con la sorpresa. Le partite vanno sempre giocate, l'Ancona sulla carta era un cliente difficile, l'Olbia era un cliente più facile, è successo il contrario. Quindi forza Alessandria sempre, buona Pasqua a tutti.